Su un tavolo sono poste l'una accanto all'altra tre scatole di massa 1 kg, 2 kg e 3 kg. L'attrito tra le scatole e il tavolo è trascurabile. La prima scatola viene spinta contro le altre due con una forza orizzontale di 24 N. Determina le intensità delle forze che ogni scatola esercita su quella o su quelle con cui è a contatto. Disegniamo quanto ci richiede il problema. Quindi disegniamo il nostro tavolo, disegniamo la prima scatola, la seconda scatola, la terza scatola. Sappiamo che è applicata una forza sulla prima scatola pari a 24 N e la chiamiamo forza 01. Per il terzo principio della dinamica, a questa forza se ne contrappone una che chiamiamo forza 1, 1, 0. Dalla prima scatola alla seconda c'è una forza che chiameremo forza 1, 2, dalla seconda scatola sarà contrapposta per il terzo principio della dinamica una forza che chiamiamo 2, 1, dalla seconda scatola alla terza sarà applicata una forza che chiamiamo forza 2, 3 e dalla terza scatola ci sarà una forza che chiameremo forza 3, 2. Allora, come abbiamo detto per il terzo principio della dinamica, la forza che si esercita dalla prima scatola, F01, sarà uguale, quindi stessa direzione, ma verso contrario, segno meno, alla forza 01, quindi F10. Quindi stessa direzione, verso opposto e stesso modulo. Le due forze sono uguali, anche quindi se di verso opposto. Sulla base delle informazioni che ci fornisce il problema e grazie al secondo principio della dinamica, possiamo calcolare l'accelerazione impressa dalla forza 01, quella di 24 N. F01 uguale massa per accelerazione per il secondo principio della dinamica, quindi 24 newton è uguale, la massa è la somma della massa dei tre pacchetti, quindi 1 più 2 più 3 per A, da cui segue che l'accelerazione è uguale a 24 diviso 6 uguale a 4 metri fratto secondo quadrato. Quindi alla forza di 24 newton, alla forza 0,1, si contrappone una forza 1,0 di 24 newton, ma le scatole sono messe in moto con accelerazione costante di 4 metri secondo quadrato. Numeriamo le scatole, 1, 2, 3. Abbiamo visto che la forza applicata in questo punto, nel nostro punto 0, andiamo a vedere la forza applicata adesso in questo punto che chiameremo 1. Quindi possiamo dire che la forza 1, 2 sarà uguale alla forza 1, 0 meno, in questo punto non c'è più la forza che è applicata alla scatola 1. Quindi nel punto 1 non c'è più la forza che era applicata alla scatola 1, che dipende da cosa? Per il secondo principio della dinamica dipende dalla massa della scatola 1 per l'accelerazione di questa massa. Quindi è uguale a 24 meno 1 kg, il peso della scatola 1, per 4 metri al secondo, uguale a 24 meno 4 uguale a 20 newton.
Sappiamo che per il terzo principio della dinamica la forza 1, 2 deve essere uguale alla forza A meno la forza 2, 1. Ok? Stessa direzione, verso opposto. Modulo uguale. Andiamo a calcolare questa forza. Sarà uguale alla, siccome parliamo di forze, possiamo applicare il secondo principio della dinamica, quindi meno, che cosa? La forza si può scrivere come massa per accelerazione, quindi uguale a meno. La massa è in questo punto, quindi nel punto 2, 1, la massa delle scatole è la somma delle masse delle due scatole 2 e 3, quindi 2 kg più 3 kg moltiplicato per l'accelerazione delle scatole che abbiamo visto essere uguale per tutti 4 metri secondo quadrato uguale a meno 5 per 4 uguale a meno 20 newton. Le due forze, come abbiamo visto, sono uguali in modulo. Andiamo a calcolare adesso la forza nel punto 2, dove agisce la forza 2, 3. Come abbiamo visto, la forza che agisce nel punto 2 dipende dalla forza 0, 1. Qui mi sono sbagliato, qui mettiamo 0, 1. Quindi forza 0,1 meno ciò che è residuo della forza 0,1. Quindi una parte della forza 0,1 è stata applicata alla prima scatola, una parte della forza 0,1 è stata applicata alla seconda scatola. Quindi in questo punto qui, nel punto 2, ci sarà una forza 0,1 residua di quello che è già stato tolto perché è applicato alla prima e alla seconda scatola, che per il secondo principio della dinamica la forza applicata alla prima scatola sarà data dalla massa della prima scatola per l'accelerazione, meno la forza applicata sulla seconda scatola sarà data dalla massa della seconda scatola per la sua accelerazione, quindi uguale a 24 meno. La prima scatola pesa 1 kg per 4 metri su secondo quadrato di accelerazione, meno la massa della seconda scatola è 2 kg per la sua accelerazione, sempre 4 metri su secondo quadrato, uguale 24 meno 4 meno 8, uguale 12 newton. La forza che si contrappone alla forza 2, 3 per il terzo principio della dinamica è la forza meno 3, 2, che per il secondo principio della dinamica possiamo scrivere come meno massa per accelerazione. La massa di cui parliamo è solo la massa della scatola 3 per l'accelerazione a cui è spostata questa scatola, uguale la massa della terza scatola è di 3 kg, quindi meno 3 kg, per l'accelerazione 4 metri su secondo quadrato, uguale a meno 12 newton. Quindi anche qui vediamo che le due forze sono uguali in modulo, ma diverso opposto.